stupida di Cesare Cremonini ad apportarci alle 7-9 minuti. Buongiorno, seconda ora di Non Stop News, è giovedì 30 aprile. Ancora una buona giornata, buona mattinata a tutti i nostri ascoltatori. Da Giusile Grenzi negli studi di RTL di Milano, negli studi di Roma Pierluigi Diaco, raggiunti dai tetti milanesi da Fulvio Giuliani. Buongiorno Fulvio, bentornato. Ma buongiorno, 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 eccoci qui. Buongiorno Roma, come andiamo lì? Che tempo fa? Racconta. Fulvio, va bene, c'è il sole, fortunatamente ci resiste. Almeno questo, e poi c'è Galanto. Ah, che beh, è, una, ah beh, è una forma di sole, diciamo, in versione umana. Ah, pensavo una nuvola. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Massimo, buongiorno. Ti ho detto che sei uno spacciatore di luce. Grazie, sei molto gentile, non saprei come rispondere. Questa mattina così tutto bianco, bellissimo, questa camicia che dà luce proprio al sì. volto, al volto. Grazie, bello. Massimo, per questo. Sai questo che... finto lino, ragazzi. No, non come so finto, notato. È vero, sì, perché sì, è finto, ma è verissimo. Ha ragione Fulvio. Sei sicuro? Io avrei detto che era vero. No, è lino, è lino. Sì, sai che d'accordo. Ormai quando vado a fare la spesa due volte a settimana sono destinatario vicino casa di signore che vogliono assolutamente che saluti in diretta Davide Massi. Giacalone. Ah, Giacalone. Ah. No, ma niente, Giacalone va come il pane tra le signore mie della società romana e questo mi fa piacere. Giacalone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, compri il pane due volte alla settimana, quindi sei un diciamo, risparmioso, usi il pane raffermo. Ma che cosa vuoi dire al tuo, a queste signore pazze di te, Giacalone? Che c'è di meglio nella vita. Sì, aggiungerei che c'è anche di peggio, c'è di peggio. Andiamo con le prime dei quotidiani, a te Fulvio. Ragazzi, potrei raccontarvi che l'uomo raccoglie consensi nell'universo femminile da quel dì, E qui mi fermo. Basta, e qui vabbè, certo voi null'altro insieme, dico null'altro due, dico vi immaginate vi ma immaginate. Pensa loro due insieme io me li immagino io già li vedo a Napoli cosa non fanno si abbasserebbe, vabbè. Non si abbasserebbe leggiamo insieme i quotidiani allora Davide partiamo dal Corriere della Sera che ve lo ricorderete due giorni fa la domanda retorica che fine ha fatto l'app ieri ne abbiamo parlato attraverso le parole di Colao e avevamo capito tante cose da Colao infatti ieri Consiglio dei Ministri con decreto relativo al varo dell'app forse non si chiamerà neanche anche immuni, questo poi lo vedremo, ma ci torniamo. Pagina 13 del Corriere della Sera di oggi, Davide, è anche interessante pagina della Stampa, un po' di numeri sui soldi che la Banca Centrale Europea sta riversando soprattutto sui paesi più in difficoltà. Da pagina 13 del Corriere in modo particolare vorrei darne un paio e poi dare il via al tuo commento. La Banca Centrale Europea in questo momento sta acquistando titoli spazzatura come quelli greci o titoli a uno o due scalini dal giudizio junk, spazzatura appunto, come quelli italiani. Lo fa nel caso dell'Italia per il 35% dei suoi acquisti. L'Italia partecipa della Banca Centrale Europea per il 15,6%. Alla faccia di chi dice che, come dire, tutti ci aiutano tranne l'Europa. Sì, ieri commentavamo naturalmente a quest'ora, quindi prima dell'apertura dei mercati, il declassamento che era arrivato dall'agenzia Fitch e dicevamo che non avrebbe avuto conseguenze e fortunatamente ci abbiamo preso, ma non poteva che essere così. Leggo però da qualche parte oggi Fitch ignorata dai mercati perché i nostri conti sono solidi e l'Italia è credibile, non diciamo scemenze, non è per questo. Perché le altre due agenzie di rating hanno un'opinione diversa, ma a parte questo perché la Banca Centrale Europea sta sommergendo il mondo, l'Europa di denari, di liquidità, cosa che sta facendo peraltro anche la Federal Reserve negli Stati Uniti, ha cominciato in ritardo. A questo giro è l'Europa che è partita prima, tant'è vero che dalla Casa Bianca reclamavano nei confronti della Fed, cioè la loro banca centrale, di fare come la Banca Centrale Europea. Si sta sommergendo il mondo di denari e questo però porta a una conseguenza che è molto importante, perché noi qui in Italia stiamo sempre due puntate indietro, no? Uno sta cercando di giocarsi la guerra di due volte fa. Quando compri così tanta parte dei titoli e quindi del debito pubblico, alla fine dell'anno la Banca Centrale, l'Eurosistema, perché non è la Banca Centrale Europea, la Banca Centrale Europea nelle sue articolazioni delle banche centrali nazionali, quindi l'Eurosistema per quello che ci riguarda è la BCE e la Banca d'Italia, terrà in portafoglio il 25% del debito pubblico italiano. Allora, comunicato a quelli che non se ne sono accorti, questa è già la mutualizzazione del debito. Cosa volevate? Che venisse il capo del governo olandese a dirvelo in maniera chiara, perché se no non lo capite?
cioè volete che venga qualcuno che era fortemente contrario a questo, che dica ebbene sì, ci avete vinto voi, è passata la mutualizzazione del debito. Questa è la mutualizzazione del debito, e senza questa mutualizzazione del debito noi saremmo nella spazzatura, perché questo sia chiaro, cioè l'unico ancoraggio che tiene in piedi, ciò che ancora evita che i soldi che mancano allo Stato vengano a prenderveli a casa vostra, è che esiste quell'ancoraggio. Ma attenzione, se tu rimani due puntate indietro e ancora fai la battaglia sulla mutualizzazione del debito, che è di fatto insita in questi numeri, ti perdi la battaglia che oggi si bisogna fare, e cioè chi gestisce e come, con quali regole, una necessaria politica fiscale comune, perché questa è la conseguenza della mutualizzazione. Non è che chi la gestisce, dove si prendono le decisioni, chi conta? Perché se noi continuiamo a mandare ai vertici europei delle persone che hanno il solo e unico problema nella vita di cosa dire nella conferenza stampa dopo per raccontare la super balla, abbiamo vinto, è passata la nostra linea, che sono cose per beoti, con rispetto parlando, quindi voglio dire, qual è chi sta giocando questa partita per l'Italia? Questo è il problema. Accanto a questo problema ce ne sono due che vi segnalo, che stanno sui giornali di oggi. Uno, l'ex ministro dell'economia Giovanni Tria scrive sul Foglio, in prima pagina trovate, i soldi ci sono, ce ne sono, quando l'ostacolo alla ricostruzione non ha a che fare con i fondi ma con la mancanza di gestione efficiente delle risorse, cioè problema italo-italiano. E sulla prima pagina del Sole 24 Ore trovate, ancora siamo all'anno zero per la ricostruzione dei paesi terremotati, approvati solo 2600 progetti di ricostruzione e 28 conclusi, 28, Ponte di Genova, diciamo, hanno messo l'ultima campata, 28 dal terremoto sono stati conclusi. Questo è il tema, cioè i soldi ci sono, ancora non ci siamo manco posti il problema di come verranno gestiti, e quelli che arrivano in Italia non arrivano a destinazione dove dovrebbero servire per ricostruire. Problema Italo, quelli che continuano a parlare dell'Europa che non aiuta, che il cielo gli aiuti, per quanto sono scemi. Da settimane in molti si chiedono se la legislazione emergenziale a colpi di decreto in tempo di coronavirus sia o meno costituzionale. Oggi si interroga su questo anche il quotidiano La Repubblica. Ne parliamo tra poco con Davide Giacalone. Prima ancora però le informazioni sul traffico via radio. Viaggio. Grazie, prossimi aggiornamenti sul traffico nell'edizione delle 8 del nostro giornale orario. Allora, buona giornata ancora dalle Grenzi, Giuliani, Diacco, Galanto e ovviamente Giacalone. Dicevamo, Davide, poco fa, già l'indomani, diciamo, del decreto che metteva tutta l'Italia in lockdown, ci siamo interrogati, abbiamo indagato un po' tutti sulla possibilità che le prime sanzioni penali per chi violava i divieti di spostamento fossero incostituzionali, e quando, prima ancora, ci siamo perfino chiesti se le stesse restrizioni alla libertà di circolazione dei cittadini potessero considerarsi appunto costituzionali. Insomma, in questi giorni ho sentito delle opinioni, per esempio ieri alla DN Kronos l'ex presidente della Corte Costituzionale Baldassarre ci è andato giù duro, ha detto che è in tutto incostituzionale il DPCM del presidente del Consiglio comunicato domenica in una conferenza stampa. Oggi si interroga su questo il quotidiano La Repubblica. Che dici? Naturalmente si tratta del presidente emerito della Corte, perché oggi il presidente della Corte è Cartabia, è una signora, e anche un altro presidente emerito della Corte, il professor Cassese, ha avanzato dei dubbi molto profondi. Per esempio, non si possono introdurre, questo diciamo così è scritto nei principi del diritto, non si possono introdurre delle sanzioni penali con atti amministrativi. Direi che però c'è da una parte una discussione in punta di diritto che è interessante ed è totalmente legittima, ma diciamo cogente fino a un certo punto, nel senso che è evidente, sì, si è agito in momento di emergenza. Io francamente non me la sentirei di tirare la croce oppure un giudizio troppo severo sulla legittimità dell'operato del governo, se poi che sia giusto o sbagliato questa o quella misura è un altro discorso. Poi c'è una discussione accanto che è fuori dai binari della logica: c'è stato il colpo di Stato, questo è lo Stato di polizia, oppure diciamo così, all'altro estremo, tutti i poteri a Palazzo Chigi perché sennò ci contagiamo. Questi sono fuori di testa gli uni e gli altri. Mentre però si svolge questa discussione, e il problema qual è? Che quei DPCM, che sono atti amministrativi, sono diventati troppo complessi, troppo lunghi, troppe previsioni, troppo tentativo di normare tutto, e si rischia di perdersi
Quello che invece è un rischio costituzionale serio, che sono due, io ne vedo due grossi. Il primo, ieri il professor Ricolfi, che di mestiere fa il professore universitario di analisi dei dati, che è il mestiere suo, ed è quello che su questa faccenda l'abbiamo ripetuto più volte, perché è un suo merito, è quello che ci ha visto meglio per primo, proprio partendo dall'analisi dei dati, ieri ha detto chiaro che i dati diffusi dal commissario Arcuri sono falsi. Non è che l'ha detto in maniera edulcorata, l'ha detto in questi, sono falsi. Allora, al di là, diciamo, della questione dei dati del commissario Arcuri, la domanda è: ma su quali dati sta lavorando il comitato esperti, che, o come diavolo si chiama? Perché quello è importante, è la trasparenza dei dati, cioè il rendere possibile l'accesso e quindi anche il ragionamento agli altri che non fanno parte del comitato, è una cosa importante, non è mica un dettaglio. E secondo aspetto, ieri, siccome si lavora, il legislatore lavora sull'onda delle emozioni e di quello che pubblicano i giornali, ieri si è fatto l'ennesimo decreto sulla questione delle carcerazioni, o meglio delle scarcerazioni, e così, a forza di procedere per decreti, il diritto penale diventerà un groviera, è già un groviera impraticabile perché ognuno ci mette qualcosa di suo. Però ieri nel decreto ci hanno messo che il giudice deve sentire con parere, che in qualche modo, diciamo così, determinante, la procura, cioè il giudicante subordinato alla procura, cioè all'accusa. Ma questa la Costituzione l'hanno e viene polverizzata in questo modo. Non esiste più il giudice terzo, perché la sorte di quello è nelle mani di chi rappresenta l'accusa. Queste cose qui mi sembrano molto gravi, ma molto gravi, e purtroppo le vedo, diciamo, invece un po' assenti dal centro della discussione. Sicuramente al centro delle discussioni, lo diceva in apertura anche Fulvio Giuliani, la questione app, che sta sulla prima del Corriere della Sera nello specifico, così la app contro i contagi. I governatori di centrodestra attaccano l'esecutivo, il decreto approvato in Consiglio dei Ministri potrà essere scaricata sugli smartphone dal 18 maggio. I dubbi sul nome, scrive il Corriere, e non solo sul nome, immaginiamo, Davide. Sì, non solo sul nome, poi c'è quella cosa che se la rosa non si chiamasse rosa sarebbe forse meno odorosa, che viene attribuita a Shakespeare, ma in realtà non è shakespeariana come frase. Il nome lascia il tempo che trova. Però il punto qual è? È che il Corriere della Sera, io sono, diciamo, un lettore normale, un cittadino normale, legge il Corriere della Sera, proprio grosso, così la app contro i contagi, quindi ci siamo, è fatta. Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, poi apre Repubblica e dice: la app è allo studio, ma serve ancora tempo. Chi sta mentendo? Nessuno dei due. Nel senso che il Corriere della Sera si riferisce al decreto e Repubblica alla app. Cioè, vi segnalo la meravigliosa situazione in cui il decreto c'è ma l'app no. E sembra uno scherzo, però è così, per cui adesso c'è il decreto. Infatti si continua a dire: ma la scaricate dopo, cioè uno dice: se ce l'hai dammela, no? Che problema c'è? C'è che non ce l'ho, questo è il tema, che forse, diciamo, si potrebbe non parlarne più fino a quando non ce l'avete, perché se no di che parliamo? Questa specie di seduta spiritica. Poi alla fine naturalmente dice: ma forse la chiamiamo in un altro modo, cioè, così non la riconoscete più e il problema si risolve. Beh, che poi non è un particolare proprio secondario, il nome, visto che Immuni era stato dato come nome di un'app già approvata, sia pure in via ufficiosa. Tra pochissimo qui con Davide Giacalone. 7:28 minuti, buona giornata a tutti, buon giovedì, è il 30 aprile 2020. Da Roma, Pierluigi Diaco e Massimo Galanto, da Milano, Giusy Legrenzi e Fulvio Giuliani, come di consueto a quest'ora, a chiacchierare con Davide Giacalone degli spunti che arrivano dai quotidiani. Torniamo sul Corriere della Sera, pagine di economia, e qui torna una vecchia amica. Sono ironico, naturalmente, di tantissimi tra i nostri ascoltatori che ci chiedono spessissimo, un po' a noi tutti, di parlare di Alitalia, perché anche in questo frangente, in questo passaggio così difficile, così complicato, con ieri, per esempio, non c'entra nulla, ci mancherebbe, solo un'immagine, i gestori di bar e ristoranti che hanno simbolicamente restituito ai sindaci le chiavi, con imprese in ginocchio, via dicendo, tanti, caro Davide, veramente tanti, non riescono a capire che cosa c'entrino i tantissimi soldi ancora una volta riservati all'avventura di Alitalia. Corriere della Sera, nuova Alitalia verso due newco, vale a dire due nuove società, e ci risiamo con questa storia. In una dovrebbero confluire ovviamente debiti, guai, eccetera, eccetera. Però curiosamente, stesse ore, Germania, Lufthansa,
che fa lo stesso mestiere di Alitalia, resiste al governo tedesco, no al 25% pubblico, oppure andiamo in tribunale, cioè dichiariamo fallimento. Un approccio leggermente diverso, forse. Sì, è bello guardarci dentro. I soldi messi in Alitalia sono comprovati. Attenzione Davide, dobbiamo ricollegarci, esatto, perché abbiamo un piccolo problema tecnico, questione di pochi secondi. Siete d'accordo per Luigi Giusi che appena sfioriamo il tema Alitalia, eh? Sì, vabbè, ma anche sono perché anni, non si vorrebbe anni. Sentirne parlare proprio in questo periodo, possiamo allora dirlo? Cioè, non avrebbe gran senso, insomma, invece evidentemente c'è chi se ne occupa e come. Ci sei? Vai Davide. Ci sono. No, dico, i soldi messi nell'Italia sono comprovatamente buttati via, questo è solare, ma la cosa a un certo punto, siccome la crisi, il fermo dei trasporti, eccetera, Lufthansa si è trovata in difficoltà, il governo tedesco dice va bene, vi prendiamo il 25% del capitale, e in Italia hanno detto ecco, l'avete visto voi liberisti, imbriachi che volete evitare di salvare l'Italia, anche i tedeschi. Cioè, aspetta, calma, sono due situazioni diverse. All'Italia era morta prima della crisi, Lufthansa si trova con dei problemi perché c'è una crisi di fermo dei trasporti. Ma la cosa più bella è la reazione, perché cosa fanno, cosa chiede il governo tedesco? Il governo tedesco dice allora, noi vi diamo dei soldi, intanto in cambio di quei soldi ci date il 25% del capitale, con quel 25% del capitale entriamo dentro la vostra società, altri soldi ve li prestiamo e questo prestito dovete pagarcelo il 9% di interessi l'anno. Dice il management di Lufthansa, ma statevene a casa, non vi vogliamo, ce la caviamo da soli, il governo tedesco non lo vogliamo dentro a queste condizioni, piuttosto portiamo i libri in tribunale. Non mi pare lo stesso atteggiamento, cioè quelli che dovevano dirci, avete visto Lufthansa come all'Italia, questa mattina possono andare a leggere con attenzione la reazione di Lufthansa. A me non era sembrato. L'unica cosa che mi ricordo di reazioni di Alitalia era una, proveniente dalla società Alitalia, era un referendum presso i lavoratori che non avevano accettato le condizioni per poter far ripartire l'azienda, infatti diciamo è rifallita, cioè, ma non era il management di Alitalia, non è che doveva far tornare i conti, è i lavoratori. Qua i lavoratori si dividono sostanzialmente in due grandi categorie, quelli che stanno a bordo degli aerei, che avrebbero lavoro domani mattina, cioè se chiude la compagnia vanno a lavorare da un'altra parte, specialmente chi la parte pilotaggio, cioè cabina di pilotaggio, ma anche gli altri. E poi c'è la gran parte del personale a terra che rimarrebbe così e che difficilmente troverebbe lavoro. Ma che noi per il personale a terra si debba continuare a buttare quella quantità di quattrini per l'Italia, come diciamo, ho avuto già modo di sostenere qui, portiamoglielo a casa, gli mandiamo un corriere con i soldi dello stipendio e contemporaneamente anche qualche libro per occupare il tempo, perché così ci costa meno. Senti Davide, oggi sulle prime pagine si parla ovunque di maturità, il 17 giugno è la data, ieri l'Azzolina ha specificato alcune cose riguardo ai crediti formativi, riguardo al fatto che ci sarà solamente un esame orale, che sarà scelto, se non sbaglio, quasi a piacere tra studenti e professori, insomma di che parliamo? questa è meravigliosa. Dice allora facciamo il cambio. Normalmente è il 40% viene dal curriculum, il 60% dal punteggio si assegna all'esame. A questo giro facciamo il contrario: 60% viene dal curriculum, il 40% lo trovo irrilevante. Faccio rispettosamente notare che vengono promossi quasi tutti gli anni, pressoché tutti gli anni. Quindi stiamo parlando del niente, ma è bello l'atteggiamento, se si può dire intellettuale, non, senza offesa, di fronte a questa cosa. Sia chiaro però, all'orale ci sarà la domanda a piacere e parleremo del Covid, cioè gli vuoi suggerire pure qual è la domanda a piacere che devono fare? Cioè uno pensa che gli altri siano così deficienti che dice guarda ti faremo una domanda a piacere, se vuoi ti suggerisco qual è l'argomento a piacere che devi portare. C'è gente che ha dei problemi con misurare diciamo, la cultura. La cosa che ci si dovrebbe domandare in un paese che funzionasse, che fosse in questo mondo e che non aspirasse a mettere al mondo altri da fare mantenere alla spesa pubblica, non è come esci dalla scuola, ma come entri all'università.
e soprattutto come esci dall'università, con quali qualificazioni e quanto guadagni in più rispetto a quello che guadagnano altri, cosa che è già provata, perché Alma Laura produce dei dati che già vanno in questa direzione. Ma quello dovrebbe essere il dato a cui tutti guardano, cioè dove va mio figlio a studiare, quali possibilità poi dopo ha di lavoro, quali sono le condizioni per le quali lo accettano in quella università che è, almeno secondo me o secondo altri, la più promettente per il futuro. No, noi ci dice, guarda, te facciamo una domanda sola, però te lo dico subito, è a piacere, e parleremo anche del Covid-19, spero non come tutti i virologi in classe, se no propongo la bocciatura globale dei candidati, cioè per manifesta incoerenza delle tesi. Davide, grazie anche per oggi, ci ritroviamo domani sempre in Non Stop News, anche questo venerdì un po' diverso, un venerdì festivo. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona radio a tutti. 46 minuti dopo le 7 del mattino, poco fa ve lo abbiamo anticipato, torna a trovarci perché ci tiene in modo particolare a raccontare come verranno utilizzati i fondi raccolti per l'iniziativa dei campioni del mondo del 2006, Alessandro Del Piero, che raggiungiamo nella tarda serata di Los Angeles. Alessandro, grazie, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Ciao, ciao, buona giornata naturalmente, e lo ricordiamo anche agli ascoltatori che ci siamo sentiti proprio per lanciare l'iniziativa benefica di cui ti stai occupando intorno a Pasqua, e adesso invece ci racconti come avete deciso, a chi avete deciso di destinare i fondi raccolti. Grazie per questa opportunità, che insomma io ribadisco questa parola grazie fondamentale ovviamente a tutti i miei compagni, ma a tutti che hanno partecipato attivamente in tutti i modi a questa campagna, che ci ha permesso di raccogliere soldi sufficienti per comprare subito 4 ambulanze dotate di tutte le apparecchiature necessarie per questo momento storico, quindi soprattutto per il biocontenimento, ambulanze che poi rimarranno ovviamente nel territorio da qui in avanti. Speriamo presto che cambino la destinazione, diciamo così, no? Perché si possa trovare una soluzione a questo virus, ma per il momento saranno adibite al territorio nazionale, visto che noi abbiamo appunto con la Croce Rossa cercato di trovare questo genere di soluzione, diciamo così, e averlo fatto in maniera così veloce e subito dando risultati penso che è la cosa che ci soddisfa più di tutti, insomma, perché poi la cosa fondamentale, ripeto, è quella di essere attivi su queste cose, e nello specifico ecco siamo contenti di quello che si è riuscito a fare in questo poco più di un mese e del fatto che queste 4 ambulanze siano già operative nelle zone che poi la Croce Rossa dediche deciderà quali siano più utili insomma per loro. E niente, questo è un po', diciamo così, in maniera molto breve e succinta quello che è successo in questo mese e mezzo, diciamo così, e ci tengo ancora in modo particolare a ringraziare chi ha fatto parte di questa grande squadra, no? Che noi l'abbiamo definita così in maniera simpatica, ecco, diciamo così, e casuale abbiamo trovato il modo di donare queste 4 ambulanze, come un po' i 4 mondiali vinti dall'Italia, visto che parlavamo di squadra nazionale, eccetera, eccetera. Una chiusura, diciamo così, con un po' di sorriso e con grande speranza che possano, insieme al lavoro di tutti quanti, insieme al lavoro della protezione civile, di tutti i volontari, degli ospedali, possa aiutare, insomma, a risolvere questa situazione incredibile che stiamo vivendo. Ecco Alessandro, ci hai raccontato sino adesso cosa avete deciso di fare con i fondi raccolti, ma vogliamo ricordare al pubblico, come diceva Giusy in apertura, che tutto è nato da una chat. Puoi ricordarci proprio come è partito il progetto? Diciamo che questa chat nasce nel 2006, quando insomma tutti quanti volevamo rimanere un po' uniti sotto il segno della vittoria del mondiale, e che va avanti da quel tempo. Ovviamente questa chat ci sono, come spesso e volentieri, più cose divertenti e sfottò che capitano ognuno di noi, che quindi chi più chi meno ci mette, come si dice, in carico, no? E in alcune situazioni anche cose magari più importanti, nello specifico appunto c'era la possibilità, quando è successo questa pandemia, di fare qualcosa, e dal messaggio è partito tutto, l'adesione da parte di tutti i miei compagni, l'organizzazione poi di conseguenza di rendere attiva quello che era il desiderio, anche se quando io
ho scritto il primo messaggio, già tutti noi eravamo attivi con delle proprie iniziative personali, locali o anche non a livello mediaticamente esposto, voglio dire, no? Perché poi uno fa beneficenza come e nel modo che si sente più a suo agio. E quindi, oltre a portare avanti queste situazioni magari molto locali, come molti di noi erano attivi, abbiamo deciso, tutti hanno aderito, a fare un progetto a scala nazionale, e la Croce Rossa Italiana è stata la nostra destinazione, diciamo così, perché lavora sul territorio nazionale, come noi abbiamo rappresentato nel 2006, cioè noi abbiamo rappresentato tutta l'Italia. E questo era un po' come è nato, e poi da lì tutta l'organizzazione è passata tramite questa chat, abbiamo coordinato, e la risposta dei ragazzi è stata eccezionale, dalle donazioni che ha fatto ognuno di noi, in prima persona ovviamente, a tutto quello che erano le operazioni di, chiamiamolo marketing, anche se nella parola promozione, ecco, la parola più la promozione, stimolando i propri contatti personali, i nostri fan, i nostri chi ci segue, soprattutto a carattere mondiale, visto che simpaticamente ricordavamo fin dall'inizio, no, che molti di noi vivono in Italia, altri come me negli Stati Uniti, come Cannavaro in Cina, e quindi cercare di raccogliere il fatto che eravamo molto ampi come territorio e andavamo sul mondiale. Del resto, Alessandro, ci ricordi anche che cosa significhi sentire la responsabilità di essere famosi, di essere stati dei miti sportivi, di essere a tutt'oggi un punto di riferimento per tantissimi giovani e non solo. Ripeto, responsabilità, quindi complimenti a tutti i campioni del mondo del 2006. Parlando di calcio, un attimo, prima di salutarci, che cosa ne pensi del dibattito in corso in Italia? Ricominciare, salvare a tutti i costi questo campionato, dare appuntamento al prossimo a settembre. Che farebbe Alessandro Del Piero? Ma per tutta una serie di motivi, da appassionato mi auguro che si possa finire la stagione nell'arco dei prossimi mesi, se necessario tutta quest'estate, sarebbe la cosa meno d'impatto per quanto riguarda anche il discorso futuro, perché un annullamento della stagione significherebbe ridiscutere molte posizioni, cioè per chi va in Champions League, per chi viene promosso in un'altra categoria, perché deve procedere, sarebbe un po' complicato prendere quelle decisioni che sicuramente non accontenterebbero tutti. Però è una situazione straordinaria, stiamo vivendo un momento storico straordinario, e quindi in tal senso sicuramente bisognerà prendere anche delle decisioni straordinarie. È ovvio che riuscire, mantenendo la priorità come priorità la salute di tutti, riuscire a fine del campionato sarebbe la cosa migliore. Migliore, certamente. Senti, così, prima di salutarci, davvero ancora una battuta. Tu sei Alex Del Piero, no? Quindi non hai mai pensato di assumere dei ruoli dirigenziali per il nostro calcio? Certo, perché il calcio, comunque, al di là dei vari business che, o passioni che uno può portare avanti, io ho aperto dei ristoranti o altre situazioni, no, che mi piace seguire, che esulano dal calcio, ma il calcio è la mia passione, è quello in cui ovviamente mi sento più a mio agio. Purtroppo non è che posso dimisticarmi ancora, no? Quindi tutto quello che riguarda il calcio per me è di primaria importanza, indubbiamente sì. E noi ti aspettiamo veramente con gioia. Grazie Alex per esserti collegato nuovamente con noi. Alex Del Piero è stato ospite questa mattina di RTL 102.5. Buona giornata, Alex. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao ciao. Campione e bella persona, fatecelo ripetere, poi al di là del tifo, delle bandiere, insomma, quel 2006 ci accompagnerà sempre. C'è Don Antonio Mazzi, perché lo sapete, non si chiude quest'ora senza di lui. Don Antonio, come stai? Io sto bene, però quando interpellate alcuni tifosi di certe squadre mi viene un po' così, capito? Sì, no, ma qui non è che stiamo parlando di una squadra, dai, questo è proprio un campione, vero, super partes. Comunque, messaggio a tutti i giovani, sì. È libero solo chi sa darsi delle regole, è libero solo chi sa darsi delle regole. A tutti i giovani, capito? A tutti i giovani. Grazie. Grazie, Don. È una bellissima indicazione. Perfetto, direi. Okay?
meraviglioso. Vai, vai, ciao. Il 16 marzo Achille Lauro e Go Tribe alle 8:22, lo annunciava poco fa Fulvio Giuliani, questo collegamento che avremo con l'amministratore delegato di Gardaland tra pochi minuti, anzi tra brevissimo. Ecco, io so che ci sono persone che non possono rinunciare all'appuntamento annuale e a volte anche due volte l'anno, 3, 4, 5, proprio alla visita a Gardaland, perché davvero per molti è un punto di riferimento estivo molto significativo. E allora intanto lo salutiamo, lo ringraziamo per essere con noi, Aldo Vigevani, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di RTL 102.5. Buongiorno Vigevani, grazie per aver accettato il nostro invito. Lei si inserisce all'interno di uno spazio che da giorni dedichiamo alle grandi, piccole, medie aziende italiane, diamo voce alle imprese, ovviamente in vista della riapertura e soprattutto in vista anche di una resistenza che forse dovrà durare più di qualche mese da tutti i punti di vista, parlo ovviamente più che altro della resistenza economica. Voi quando vorreste riaprire, Vigevani? Ma noi sicuramente vorremmo aprire per l'estate, ecco, perché Gardaland, come avete detto giustamente, è un appuntamento annuale, talvolta anche più volte durante l'anno, per tantissime persone che hanno voglia di passare una giornata gioiosa, divertente, in un luogo dove ritrovare insieme ai propri cari, ai proprio moglie, bambino, figlio, insomma, un momento di divertimento. E quindi è quello che stiamo cercando di fare. E proprio per questo abbiamo coniugato un nuovo mantra che è divertimento e sicurezza, nel senso che, come forse è stato detto più volte, dobbiamo tornare a prendere possesso della nostra vita, però come abbiamo capito ormai con regole diverse. E appunto a proposito di questo, quali sono le strategie che avete messo in campo per proteggere la salute di tutti, di chi opera e anche degli ospiti? Certo. Ma difatti noi abbiamo creato un vero e proprio protocollo di sicurezza che accompagnerà passo passo l'esperienza dei nostri visitatori durante l'arco di tutta la giornata, garantendo quindi appunto una giornata di divertimento all'insegna della totale sicurezza. È un modello operativo che noi ci impegniamo ad affrontare e che ha riguardato due pilastri fondamentali. Uno, che cosa aprire in termini di attrazioni, che cosa si può fare, e secondo, come gestire questi elementi. La scelta di cosa fare è stata guidata dalla valutazione di scegliere quelle cose che ci permettono di minimizzare l'esposizione alle fonti di contagio e dalla prossimità. Quindi abbiamo scelto di privilegiare tutte le attrazioni che sono all'aperto e che quindi garantiscono una costante e corretta ventilazione. Secondo punto, tutte le aree che ci permettono di fare un'efficace sanificazione continua, fatemi dire, dei punti di contatto, cioè dove ci si metterà, dove si toccherà, e anche quelle che ci permettono di garantire il famoso distanziamento sociale, che è proprio l'elemento cruciale, direi, un po' di questo nuovo tipo di vita che dobbiamo avere d'ora in avanti. Dottor Vigevani. Sì, certo. No, quello che va detto, al di là che è molto interessante ciò che state studiando, quindi ridisegnare il parco in base alle esigenze, certo, che faranno parte della nostra vita da qui a tot mesi. Ecco, questo credo sia importante sottolinearlo anche per generare quel rapporto di fiducia con chi vi verrà a visitare. E visto che le cose saranno diverse rispetto a prima, naturalmente tutti dobbiamo ricostruire la nostra fiducia questo caso anche nell'azienda del divertimento. Noi parliamo con il numero uno di Gardaland, ma di fatto stiamo parlando con il parco più importante d'Italia, uno dei più importanti d'Europa, quindi con una filiera, perché attenzione, non c'è solo Gardaland, c'è tutto un mondo del divertimento per famiglie, pensiamo a tanti altri parchi italiani, che aspetta di capire come gestire questa nuova normalità. Ecco perché la sua presenza qui oggi a RTL 102.5 è di particolare valore. Tornando a quello che state pensando, chiunque abbia visitato Gardaland, oltre il divertimento, oltre Prezzemolo che ci deve salutare naturalmente, oltre il brivido delle vostre attrazioni dedicate in modo particolare ai giovani, eccetera, eccetera, ricorda anche, no, la gestione per esempio delle file, degli spazi. Certo, come certo. Fate a far star tranquille le persone pensando alla riapertura?
Infatti su questo è stata una parte importante del nostro lavoro. Proprio allo scopo di minimizzare i rischi di affollamento abbiamo definito un numero massimo di persone che potranno avere accesso ogni giorno attraverso un sistema di prenotazioni in cui ciascuno, ogni persona, ogni famiglia che vuole venire si prenota in questo modo online, li prenotiamo ormai dappertutto, anche supermercato, e in questo modo si garantisce un più che adeguato distanziamento sociale. E anche la gestione dei flussi e alle attrazioni è stata rivisitata con l'obiettivo appunto di garantire questo fondamentale distanziamento sociale. E come lo otterremo? Attraverso la modifica e l'allungamento dei percorsi di accesso, che saranno delimitati da corridoi con paletti e cordoli, quindi segnalazione verticale, ma anche segnalazioni a terra, tipo per essere pratici, bolle a terra che avrete visto sicuramente in televisione, dove la gente si va a posizionare. Ed è abbastanza intuitivo che una volta liberato il bollo davanti a noi, ci si sposta sul bollo, su quello che c'è davanti. È quello che facciamo ogni giorno appunto quando andiamo al supermercato. E per facilitare questa cosa, comunque, oltre al nostro personale addetto all'attrazione che farà salire le persone, introduciamo anche degli steward che avranno proprio il compito di coadiuvare la gente a rispettare la sequenza. E addirittura sulle attrazioni garantiamo il distanziamento attraverso l'uso alternato delle file e dei sedili, quindi anche qua file alterne o a scacchiera. Quindi sicuramente siamo in grado di garantire il famoso distanziamento sociale. Senta, cosa chiedete al governo in questo momento? Ma noi chiediamo di prendere coscienza del fatto che Gardaland è un luogo di socialità ed è al pari dei centri storici cittadini, delle piazze, dei parchi pubblici, delle spiagge, per l'amor di Dio, e anche dei sentieri di montagna, insomma, dove la gente può andare e nessuno li controlla. Ma a differenza degli altri luoghi di socialità, noi abbiamo degli elementi strutturali, delle procedure, delle tecnologie che ci possono permettere la gestione e la minimizzazione dei rischi di contagio. Proprio questo è un elemento fondamentale. Noi possiamo gestire tutto ciò, e questo secondo me fa assolutamente la differenza. Ultima cosa secondo me importante è il grande capitolo che è dedicato alla igienizzazione, come ho detto, igienizzazione e sanificazione, che non sempre si potrà fare. Ad esempio, noi sicuramente siamo in grado di, a ogni attrazione sarà sanificata giornalmente, e i punti contatto, cioè dove si mettono le mani, voglio dire, dove si siede, saranno sanificati ad ogni ciclo. Lo stesso dicasi per i bagni, lo stesso dicasi per, quindi è una garanzia, come dire, di distanziamento sociale a differenza di altri luoghi, e la garanzia dell'igienizzazione. L'ultimo punto, io penso che noi italiani abbiamo mostrato di possedere maturità e consapevolezza nei comportamenti, però dobbiamo ritornare a vivere, e io penso che continuando a usare questa cosa e dandoci delle regole, sicuramente torneremo a fare una vita che ci darà soddisfazione, sarà un po' diversa nei comportamenti. Vigevani, ci permette una battuta proprio così per strappare un sorriso? Ma certo. Le chiedo scusa per il colpo di tosse, ma come si chiama quel strumento? Lo chiedevo ai miei colleghi a Roma, nessuno mi sapeva rispondere se non in gergo, e in gergo è calci in, cioè quella giostra dove come si chiama proprio tecnicamente, che non c'è a Gardaland, forse più. Non c'è, è molto vintage, il nostro ma come no, ma dire, fa niente, come si chiama? Calci in culo si chiama. Ah, ok, quindi non si è sulla, no, si chiama così, sono le giostre che vanno nei paesi, no, dico potremmo ripristinarla e metterci qualcuno sopra. Ma sai cos'è, Pierluigi? Che quella giostra lì è molto pericolosa. Sì, assolutamente. A differenza, è vero. Io volevo solo. Mi dica, Vigevani, volevo. È un'evoluzione molto più emozionale del cosiddetto carousel, che in realtà esatto. Siccome io vivo veramente nel fuori passato, fase, sì. Cioè nel senso vivo in un altro mondo, però mi ricordo che quel tipo di gioco era un gioco che secondo me si prestava a delle metafore di vario genere che oggi tornano utili per mandare a quel paese qualcuno. Sì, io volevo chiedere a Vigevani adesso solo in una battuta, poi ci salutiamo, allora un'idea della data ce l'ha? Di apertura?
Ma purtroppo non dipende da noi, diciamo che noi da metà giugno siamo sicuramente pronti. Siete pronti? Pronti, okay. Con questa complessa, vi assicuro, complessa ma sicura procedura. Fantastico. Devo dire, bella procedura, ecco, un altro modo di vedere gatta. Ma è vero, è vero. Anche con spazi assolutamente insospettabili sino all'anno scorso, perché poi bisogna prendere sempre il buono delle cose. Ah, un messaggio a tutte le mamme e i papà che andranno a Gardaland la prossima estate, perché noi vogliamo andare a Gardaland la prossima estate. Auguri se entrate nel villaggio di Peppa Pig. Io ci sono entrato, sono uscito dopo un'ora e mezza. Auguri ragazzi, statemi bene, grazie dottor Vigevani. A presto, grazie, buon lavoro. Saluti, a presto, grazie mille. Lo so, sono di parte, io adoro Billie Eilish e questo pezzo ancora di più. Ilo Milo, 8:36 su RTL 102.5. Adesso andiamo tutti a scuola, lo facciamo, il 17 giugno ci sarà la più strana maturità della storia, la maturità 20 del 2020, in era Covid, e ne parliamo con Daniele Grassucci che è direttore di scuola.net. Grassucci, buongiorno. Buongiorno e bentrovati. Daniele, allora da ieri sappiamo che ci sarà sostanzialmente una domanda a piacere, tema a piacere per partire, ma se azzardiamo, detto che la maturità la passano tutti, 97% media di promossi degli ultimi anni, tanto per essere chiari, ma se diciamo che, riprendo le parole di Giusi, sarà anche la maturità più facile dell'ultima era, siamo lontani dal vero? Beh, in realtà dobbiamo appunto, come hai detto anche giustamente te in questo momento, tracciare un po' la storia della maturità. Negli ultimi 20 anni è diventato un esame sempre meno selettivo e sempre più in qualche modo che cercasse di accordare il percorso dello studente e quindi i risultati che aveva conseguito negli ultimi anni con il voto finale. Ecco, ricordiamo una parola che era sconosciuta a chi ha fatto la maturità praticamente alla fine del secolo scorso, i cosiddetti crediti scolastici. Negli anni 70, 80, 90 chi sosteneva la maturità si giocava tutto nell'esame, no? Quindi, mentre dagli anni 2000 in poi chi sosteneva la maturità, oltre al voto d'esame, si portava a casa un punteggio che era legato al risultato degli ultimi anni. Inizialmente erano 20 punti su 100, quindi fino al 20% del voto d'esame. Poi sono diventati 40 punti su 100 e adesso diventano 60 su 100, quindi effettivamente gran parte del voto viene dal percorso progresso, quindi se sei andato bene te lo ritrovi con un voto più alto, se sei andato male comunque parti da un minimo. È chiaro che quindi il peso relativo dell'esame sarà minore e quindi probabilmente i ragazzi saranno facilitati in questo, però non è che prima fossero così impossibilitati, mettiamolo in questo modo, perché giustamente è stato citato il dato dei ragazzi bocciati all'esame, sono lo 0,3%, a questi andrebbero poi sommati i non ammessi, che sono l'anno scorso il 4%, però molti tra i non ammessi sono anche quelli che si sono ritirati, ad esempio, per cui tutto sommato è vero, l'esame di maturità già promuoveva tutti prima, quindi questo è un'ulteriore facilitazione giusta, perché i ragazzi hanno avuto effettivamente dei problemi, la scuola è stata chiusa e si sono dovuti organizzare con la didattica a distanza, quindi ecco, cambierà poco, però ritengo sia giusto non protrarre oltre questo anno scolastico, chiudere a giugno per permettere ai ragazzi a settembre di iniziare una nuova vita universitaria o con altri percorsi lavorativi. Però sì, è vero che sarà il più facile della storia, ma anche il più difficile sul piano emotivo e sul piano proprio del mondo interiore di questi ragazzi. Diciamoci la verità, che a livello proprio della tenuta psicologica, prepararsi a un appuntamento come questo senza, diciamo così, il protocollo emotivo, tutta la cerimonia delle emozioni che solitamente attraversa chi fa la maturità, beh, insomma, questa volta tutto questo non ci sarà, e da un certo punto di vista, psicologicamente parlando, insomma, sarà una prova secondo me più dura invece. Sì, ti ringrazio perché hai centrato un altro punto fondamentale, ovvero che se da un punto di vista dell'esame in sé c'è stata una facilitazione, dal punto di vista emotivo una forte complicazione, perché pensate anche al fatto, ed è una delle ipotesi sul tavolo, se il comitato tecnico scientifico non dovesse dare parere favorevole, che si potrebbe svolgere a distanza, quindi immaginatevi ragazzi che improvvisamente a fine febbraio, primi di marzo non possono fare i 100 giorni, non possono fare la gita, insomma il viaggio di istruzione del quinto che magari si attende per 5 anni, chi ha vissuto l'esperienza delle scuole superiori lo sa, si attende il quinto per poter fare il primo magari grande viaggio all'estero, non ha potuto vivere magari gli ultimi momenti insieme e neanche può vedere i professori per l'ultima volta perché il colloquio viene a distanza. Ora ma poi gavettoni, cioè scusa, c'è un aspetto anche ludico, no ma io lo voglio dire, cioè dai, c'è un aspetto ludico, sì. Cioè io mi ricordo che alla maturità ho tirato una quantità di gavettoni che non c'era un domani, cioè io sono andato al mare
dopo l'esame di maturità. Appunto, cioè sono aspetti che rendono poi gli appuntamenti con la nostra storia umana, sentimentale, professionale, culturale, no? Degli appuntamenti unici. Cioè, sì, ecco, penso però per Luigi, perdonami, che è più unico di così, diciamo che questo se lo ricorderanno. Ecco. Ma è molto negativo. Questa maturità però se la ricorderanno. Senti, però ecco, se posso aggiungere una cosa, sì, certo. Ieri la ministra Azzolina ha dichiarato proprio che siccome uno degli aspetti che si valuterà all'esame è le competenze di cittadinanza e costituzione, ha invitato le commissioni proprio a far raccontare i ragazzi come hanno vissuto questo momento, esatto, di quarantena, perché il fatto ad esempio di rispettare le disposizioni governative è essa stessa un'esperienza di cittadinanza e costituzione, perché comunque un ragazzo di 20 anni penso che abbia molta più difficoltà magari di una persona un po' più adulta nel rimanere a casa, perché insomma ci ricordiamo tutti come eravamo a quell'età, veramente i nostri genitori dovevano legarci per farci rimanere dentro casa. Sì, verissimo, questo è un altro aspetto che certamente verrà approfondito in quelle giornate. Senti Daniele, parlando poi di scuola un pochino più in generale, anche perché c'è tutto il resto del mondo scolastico in questi giorni che si sta interrogando su molte questioni. Allora, intanto rivedi la scuola che apre ufficialmente per tutti a settembre? Sì, questo è quello che ha detto la ministra dell'istruzione. È chiaro che come riaprirà dipenderà da tanti fattori, ma il fattore principale, quello che almeno abbiamo potuto comprendere dalle sue parole, è che domina un po' lo scenario sanitario. Cioè il fatto che non siano state riaperte le scuole a maggio è legato ad una previsione di praticamente un'ecatombe di persone che sarebbero andate a finire in terapia intensiva, quindi tra gli scenari proposti, diciamo, la riapertura delle scuole era quello più probante per il nostro sistema sanitario, perché purtroppo per ogni studente che va a scuola, soprattutto sotto una certa età, c'è magari un genitore e un nonno che si muove nello stesso giorno e nello stesso momento, e questo crea poi la difficoltà della riapertura delle scuole. Quindi speriamo davvero che si possano riaprire a settembre. A mio avviso probabilmente ci saranno ancora delle forme in presenza e a distanza, perché appunto dobbiamo cercare di mantenere il distanziamento sociale. In questo senso c'è un altro punto che vorrei sottolineare: sono stati annunciati concorsi per stabilizzare ulteriori 60.000 persone. Cioè questo vuol dire che mentre gli alunni diminuiscono, l'organico rimane stabile, anzi viene potenziato, quindi questo va nell'ottica di ridurre il numero di alunni per classe, quindi nel rendere sostenibile il distanziamento sociale anche in presenza. Quindi questa è la volontà, quindi didattica a distanza e aumento dell'organico. Poi bisognerà ovviamente dotare le scuole di tutti i dispositivi per l'igiene dei ragazzi, per la salute, per la sanificazione, quindi sarà veramente una sfida essere pronti in 3 mesi a questo nuovo mondo che ci si prospetta, però l'intenzione è quella ovviamente di chiudere questa ferita, come ha detto anche Mattarella, cioè le scuole chiuse le abbiamo viste solamente durante i periodi di guerra, e questa è stata una guerra, ecco, poi la rileggeremo forse col senno di poi come una guerra, perché ha distrutto processi, ha distrutto imprese, non ha distrutto case, ma ha distrutto persone, vite e consuetudini. Daniele Grassucci, nel salutarci, detto che l'esame comunque va verso una versione del tutto particolare e siamo stati chiarissimi, è anche l'occasione per dire grazie e bravi ai nostri ragazzi, perché comunque gli adolescenti hanno dato ottima prova di sé. Lo ripetiamo, devo dire, tra quei casi che abbiamo anche noi raccontato di gente che non stava nelle regole, non c'erano praticamente mai degli adolescenti. E questo veramente ci tengo a sottolinearlo, un po' perché sono papà di un adolescente assolutamente ligia, ma in generale sono stati veramente bravi, Daniele. Sì, no, lo confermo, e quindi ecco, abbiamo capito che abbiamo il nostro futuro è in ottime mani, se questi sono bravo, i presupposti. Ottimo, bravissimo, ottimo, bravissimo davvero. Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, a prestissimo, buon lavoro. A voi, buon lavoro. Le 8:48, buon giovedì 30 aprile 2020, RTL 102.5, Nonstop News ancora per poco meno di un quarto d'ora. Quante volte anche questa mattina nelle nostre chiacchierate gli spunti arrivano dal Corriere della Sera, prima pagina e non solo, naturalmente, veramente come sempre un piacere avere con noi il direttore Luciano Fontana. Direttore, ben ritrovato. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno direttore. Senta, la fotonotizia oggi al centro pagina del Corriere della Sera dice tutto, racchiude al meglio le quantità di telefonate che noi riceviamo ogni mattina tra le 6 e le 7 di piccoli, medi e grandi imprenditori italiani. Il titolo è "La protesta delle chiavi, i negozianti le consegnano ai sindaci delle loro città, ristoratori, baristi e commercianti, vogliamo riaprire". È una protesta francamente molto pacifica e che ha molte ragioni, direttore, no?
Sì, ha assolutamente tantissime ragioni, anche perché le date vanno sempre un po' in avanti per quello che riguarda la riapertura di bar, ristoranti, negozi, e perché sono le attività più a rischio. Il problema che sicuramente va tutelato il lavoro e le loro attività, sicuramente va tutelata anche la salute. Allora io credo che non sia stato un modo giusto dare a questi piccoli imprenditori solo dei prestiti anche difficili da ottenere e non prevedere di accompagnare la chiusura delle attività con dei finanziamenti a fondo perduto. Hanno bisogno di sostegno perché sono le attività che stanno pagando di più. Direttore, lei come sta osservando questo distacco man mano delle varie regioni dal governo centrale, decisioni prese diciamo anche in maniera totalmente autonoma, facciamo il caso della Calabria, ma ha parlato poco fa anche il governatore della Lombardia dicendo che bisogna tornare all'autonomia delle regioni, insomma lei che idea si è fatto? Mi sono fatto l'idea che durante questa crisi c'è stata spesso molta confusione, c'è stata da parte del governo centrale e c'è stata da parte delle regioni. È evidente che contrastare un virus che non conosce i confini tra la Calabria e la Campania, né quelli tra la Campania e il Lazio, tra il Veneto e la Lombardia, è una strategia nazionale che deve essere poi misurata regione per regione a seconda naturalmente della diffusione del contagio, ma che una regione abbia meno contagi non vuol dire niente, anzi probabilmente la espone ancora di più alla possibilità che se si fanno le cose male lì la diffusione esploda. Quindi ci vorrebbe un gran senso di responsabilità da parte dei governatori, del governo centrale, per mettersi intorno a un tavolo, dire chiaramente agli italiani cosa possono e non possono fare, prevedere un piano per il rientro nelle attività e alle proprie relazioni di vita, serio, comunicato bene, senza tutta questa confusione di questi giorni che è davvero insopportabile. Direttore Fontana, voi oggi avete un'intera pagina, la 13, vado a memoria, del Corriere di questo giovedì 30 aprile, dedicata a una sorta di pagina di verità su noi e l'Europa. Noi siamo letteralmente aggrappati alla Banca Centrale Europea, agli acquisti enormi dei nostri titoli, il che significa poter far debito, avere i soldi per quelle misure di cui poi parliamo ogni santo giorno. Però è anche vero che poi attendiamo ben altro e lì entrano in gioco i governi e il gioco è maledettamente difficile. Sì, io penso che l'Europa sia partita malissimo in questa crisi, davvero male, addirittura senza una politica unitaria per quello che riguarda come si conteggiano i contagi e i morti. Poi via via abbia recuperato minimamente con la messa a punto di alcuni strumenti, ma c'è sicuramente tantissimo da fare di più anche in questo caso. Decidere una strategia shock con degli investimenti molto consistenti che siano condivisi da tutta l'Unione, perché questa è una crisi comune e se l'Europa ha un senso deve avere una strategia comune di sostegno soprattutto verso i paesi più colpiti. Questo è il punto. Devo dire che il fatto che ieri siamo stati declassati e il nostro debito, il nostro spread non è schizzato alle stelle, è anche merito di un'istituzione europea che è la Banca Centrale, che in questo momento sta dicendo ai mercati: i titoli italiani li acquisto io. Quindi c'è, come dire, una mano ultima che può fermare le speculazioni. Questo ci fa capire che l'Europa è fatta di tante cose, alcune pure importanti. Senta, mi ha molto colpito questa mattina, direttore, leggere l'intervista di Elvira Serra a Piero Angela. L'ho trovata un'intervista sincera, leale, commovente. Lui parla dell'isolamento e dice che a farlo soffrire maggiormente è stata la morte di un suo caro amico. Poi ha detto: ogni tanto faccio delle videochiamate ai miei nipoti per stare insieme, ma stare insieme è un'altra cosa. Adesso, ognuno di noi ha dei nonni, degli zii che hanno magari preso confidenza con la tecnologia proprio in questa fase, pur di ovviamente vedere i propri nipoti e i propri affetti. Stavo pensando che forse a tutta questa generazione, a quella che è salita in cielo
purtroppo nelle zone lombarde, forse va restituita la giusta dignità con una giornata di ricordo, con un momento in cui queste persone possono essere vissute non solamente come numeri, ma con nome, cognome, con tanto di storie, no? Perché c'è estremo bisogno di ricordare tutto questo. Sì, mi sembra giustissimo. Ricordarli, è stato terribile quello che è accaduto, è stato terribile non poter nemmeno dare l'ultimo saluto alle persone care, è stato terribile come non abbiamo saputo difendere i nostri anziani chiusi nelle RSA, che non aver saputo dare tutte le indicazioni giuste perché il contagio non arrivasse, e addirittura voglio dire, si è anche detto che dovevano stare lontani dal resto della, dal resto della, delle famiglie, dal resto della popolazione, sì, sì. Quindi c'è bisogno sicuramente di una giornata che a riscatti ci faccia capire quanto è importante questa fase della vita e quanto sono importanti per noi i nostri anziani. Sì, grazie davvero al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, buon lavoro, ci sentiamo molto presto. Sì, grazie a voi, buona giornata.